Mi sento particolarmente orgoglioso che tu, caro Attilio, sei qui con noi in questa sede, in questa cantina che io seguo ormai da diversi anni, e forse stasera è un po' la sublimazione di un percorso scientifico passionale che questa azienda ormai da anni sta facendo. Tutto ciò che tu ci hai illustrato, che io conosco, ma ogni volta che ti sento mi sembra di avere a che fare con te la prima volta, tanto è interessante e coinvolgente il tuo modo e i tuoi contenuti. Detto in questa sede è ancora più importante, perché va a completare un qualcosa che noi stiamo facendo e che grazie al tuo aiuto andremo anche a perfezionare. D'altronde, Attilio, questa è una zona che è destinata non a fare vino, a fare solo vino, come tante zone d'Italia dove non c'è alternativa all'agricoltura, ma è anche una zona storica. Ho visto un catalogo, un concorso fotografico mandato il sindaco, su 20 fotografie 16 o 17 rappresentano i vigneti di questo paesaggio, quindi è un po' la bandiera, oltre ovviamente al motivo di sostentamento di chi fa agricoltura e delle famiglie che stanno in questo territorio. E allora in questo percorso la cantina si sta adeguando ai tempi, non rinunciando a nessun particolare riferimento a quelle che sono le piccole cose che poi diventeranno grandi attraverso la sperimentazione. La cantina è una delle aziende fondatrici di questo gruppo, di aziende, ormai sono 32 aziende sparse in tutta Italia, di questo siamo orgogliosi, perché siamo il primo gruppo che fa sistema, cosa rarissima in Italia. Si vive di invidie, di piccole gelosie, qui 32 aziende, e diventeranno sicuramente molte di più, si sono costituite in un gruppo, in un contratto di rete, che hanno come scopo essenziale la ricerca, finalizzata a uno scopo pratico, pragmatico, cioè a portare reddito al vigneto. Però la ricerca è il primo step, il reddito è l'ultimo. Per arrivare dal primo all'ultimo c'è una serie di processi, di atteggiamenti, di operazioni che non sono facili da attuare. Ci sono errori che faremo, perché comunque la ricerca non è scevra da errori. Se uno non fa errori non è una ricerca, è una cosa scontata. E allora ciò che questo gruppo di aziende sta facendo, ripeto, con la cantina Pardienze ai vertici di questa ricerca, guardate che una cantina sociale che fa ricerca è una mosca bianca. Generalmente nelle cooperative non c'è questa voglia, questo orgoglio di migliorarsi, di tirare fuori il meglio di sé. Qui c'è, e ve lo posso garantire io perché vivo di soddisfazione di questa ricerca. Qui a Tilio non te l'ho mai parlato, ma sono anni che stiamo portando avanti dei progetti di qualità con risultati veramente fuori da ogni più ottimistica previsione. E questi progetti sono seguiti da tecnici soci dell'azienda, che controllano vite per vite, vigneto per vigneto, socio per socio, che il protocollo sia attuato nei minimi particolari. E se c'è qualche raro socio che non si adegua, esce dal progetto. E i risultati stanno venendo veramente con grande generosità. Però dobbiamo affrontare anche argomenti che tu stasera hai da parte tua evidenziato, vale a dire le problematiche che derivano da cambiamenti epocali. Io mi auguro che quella slide tu hai presentato di questi cicli, ricicli della storia, no? Che possa ritornare l'inverno, che possano ritornare le stagioni. Stasera uno dei soci tecnici dell'azienda mi ha fatto vedere la fotografia di una varietà di uva non ben identificata che le gemme stanno già aprendosi, e che insomma lascia un po' di preoccupazione, no? In funzione dell'andamento primario. Ecco, noi dobbiamo prendere i dovuti provvedimenti preventivi. Però tutto ciò che il professor Scienza stasera ha rappresentato,
a livello di porti innesti, a livello di intervento tecnologico, di computer, a livello di produzione di vini senza solfiti, a livello di interventi nei vigneti non utilizzando prodotti residuali. Ecco, l'azienda Guardiensi, insieme alle altre due aziende facenti parte di questo gruppo, che si chiama, la sigla è WRT, che è per One Research Team, cioè il gruppo di aziende destinate alla ricerca, le sta già attuando. E io penso che in questo, in un territorio così fortemente evocato dall'agricoltura, abbia anche uno scopo sociale. Io credo di interpretare, ma ne sono convinto, che la cantina Guardiensi è aperta a mostrare questi risultati anche a livello di consorzio, a livello di altre cantine. Io, come presidente degli enologi italiani, organizzeremo, presidente Vigna, anche qui alla cantina, una riunione con tutti i tecnici del territorio per presentare queste sperimentazioni, questi risultati, perché se è una cosa fatta da un'azienda, si fa l'azienda ma non si fa il territorio, e un'azienda senza territorio non è un'azienda. Quindi un po' un cane che si morde la coda, no? E che dobbiamo andare tutti in quella direzione. Una cosa che volevo sottolineare a Tilio è che in questo nostro gruppo, di cui tu fai parte e che ti abbiamo, come stasera ho detto, gelosamente in esclusiva, fanno parte anche altre personalità, al pari a Tilio, in altri settori, che poi presenteremo, no? Perché qui alla Guardiensi faremo un po' la sorta di Madonna Pellegrina con Attilio, gireremo un po' per le diverse aziende per presentare questo nostro progetto. Ci sarà un professor Riccardo Valentini, che è un esperto meteorologo e che anche lui sta perfezionando attraverso ormai questi smartphone tutte le ricerche e tutte le conseguenze preventive, consuntive, post evento dei fenomeni della meteorologia. C'è un grande ricercatore, il professor Fabio Mencarelli, che assisterà più la parte enologica, specialmente la parte dell'abbassimento delle uve. Voi sapete che in questo momento il mercato richiede vini di una certa struttura, tra cui anche una certa morbidezza, che può derivare soltanto dalla sovramaturazione delle uve o dal loro abbassimento. Amarone piuttosto che Primitivo, Doce e Tenore sono i vini che adesso vanno maggiormente. Noi abbiamo un'uva rossa che non è proprio adatta per questo, perché ha un carattere maschio e come tale va preservato, ma è un discorso che invece potrebbe andare molto bene verso la Falanghina, dove noi abbiamo già fatto a livello della cantina Guardiensi delle prove di appassimento con risultati veramente notevoli. Qualcuno di voi ha assaggiato anche il nostro passito di Falanghina, beh, insomma, non c'è niente da invidiare a tanti passiti vendemmiativi nostri o anche oltre, soltanto bisogna farli conoscere. A livello enologico, diciamo che è più l'aspetto un po' più tecnico, che meno mi riguarda, salvi i miei colleghi, è un discorso che vedremo a parte, ma noi partiamo da un concetto. Ormai non è più che un concetto, è una regola essenziale che permette alle aziende di sopravvivere, senza la quale non c'è presente, figuriamoci, c'è futuro. La viticoltura, come diceva Attilio, ormai non è più la viticoltura, qualcuno dice purtroppo, ma bisogna essere realisti sul terreno, dei nostri avi, dove andavano in campagna i nostri nonni, sbinnonni, parlavano con le viti. Proprio era un colloquio morale e spirituale, vite per vite. Non c'è più. Non c'è più perché è diventata un'agricoltura intensiva. Il vino non è più un alimento, ma è un mezzo di sostentamento economico delle famiglie, e quindi al di là di tutto deve dare un reddito. Assolutissimamente. Se si esce da questo concetto, finisce l'agricoltura. Ma non è sufficiente. Il reddito deriva da certe fonti le quali non possiamo accedere. Se non c'è il reddito economico,
e quindi provochiamo la fine di questa attività. E tante zone come la vostra, come la mia dove sono andato io, dove non ci piantano pomodori o barbabietole o grano, finisce un settore della vita sociale di territori. Noi dobbiamo metterci in testa tutti, specialmente noi tecnici, gli amministratori o i proprietari di aziende, che se non ci adeguiamo ai tempi non c'è più storia. Cioè pensare di fare un'agricoltura senza la scienza, senza la ricerca, senza la sperimentazione, significa programmare un futuro alle porte che prevede un cambio di destinazione dei nostri terreni, vale a dire in questo caso abbandonare i terreni, e un cambio delle nostre professioni. Come possiamo raggiungere questo? Così, come stasera, io vi garantisco, ho fatto i salti mortali per essere qui stasera, domattina devo partire alle 4 per altro appuntamento, ma la presenza, caro Pigna, di tutte queste persone qui dimostra che siamo sulla strada giusta. E noi tecnici e voi amministratori abbiamo il dovere di dare ossigeno a questo fuoco del sapere che le persone che qui stasera ci dimostrano, perché più che loro sarà la nostra responsabilità se venisse a mancare questa bella partecipazione, questo interesse che stasera veramente a me personalmente mi carica, ma penso a tutti i miei colleghi e chi è chiamato a darvi sostegno. Grazie.